oggi in diverse città d'Italia si disputa il primo Giretto d'Italia, sostanzialmente un censimento della mobilità urbana. Quindi in ogni città ci sono 3 checkpoint, come questo qua a Pordenone, dove vengono segnalati tutti i passaggi suddivisi in biciclette, pedoni e auto. È un modo per fare una fotografia di come in Italia si è sviluppata la mobilità anche sostenibile e quindi insomma anche per spronare le amministrazioni per far sempre di più a favore del muoversi ecologicamente in città. Anche qua a Pordenone, in questo checkpoint, abbiamo avuto degli ottimi risultati. Infatti abbiamo registrato 740 passaggi di automobili. Qua siamo tra l'altro l'incrocio tra Corso Garibaldi e Via De Paoli. 562 biciclette e 815 pedoni. Qua siamo tra l'altro all'ingresso della ZTL e quindi abbiamo dato questa fotografia che in questo punto ci dice che effettivamente la somma tra biciclette e pedoni supera di gran lunga il passaggio dei mezzi a motore. Quindi siamo soddisfatti in questo senso. Tra una settimana metteremo a confronto tutti i risultati in Italia e difatti verrà stilata una graduatoria delle città più virtuose in questo senso. Pordenone se la sta cavando bene. L'amministrazione comunale, che tra l'altro collabora per questa iniziativa, ha aderito a questa iniziativa che, lo ricordiamo, è nata da Lega Ambiente e dalla FIAB, è la prima edizione. Pordenone esce abbastanza bene, ecco. Certamente si può fare sempre di più, sia in termini di piste ciclabili, ma soprattutto nella cultura del muoversi in bicicletta, non solo come mezzo ricreativo, come mezzo per un turismo sostenibile, che certamente sono importanti, ma soprattutto come mezzo per muoversi quotidianamente nei centri urbani. È infatti dimostrato che su percorsi fino anche a 5 km la bicicletta vince rispetto all'automobile. La bicicletta quindi mezzo ecologico, ma mezzo anche salutistico, perché infatti il suo uso quotidiano fa stare meglio, mette anche allegria, è un buon modo di muoversi. Dobbiamo anche prendere esempio rispetto ai paesi del centro-nord Europa che sviluppano una mobilità su bicicletta molto, molto attenta, ecco, alla salute e della gente, perché tra l'altro meno auto in città, meno smog, meno problemi poi di salute. Tutti i costi poi anche che andremo a risparmiare sulla sanità. Ecco.